famosa da sempre proprio per questa icona, per l'angelo. Sì. Quali sono i progetti che state presentando qui in questa edizione? Allora, la Fiera di Vicenza, per questa Fiera di Vicenza abbiamo lavorato sostanzialmente sui nostri must, quindi sui prodotti un po' quelli iconici, quelli che il consumatore ci riconosce. In primis il Chiamangeli, che è questa vetrina qui. In particolare questa vetrina è il risultato di questa collaborazione che abbiamo avuto con la Swarovski. Quindi a settembre abbiamo presentato i pendenti, ora presentiamo i bracciali, quindi il completamento della gamma. E in realtà il nostro Chiamangeli è un po' rivisitato, impreziosito dai cristalli Swarovski. Anche qui 6 colorazioni, tutto in argento, prezzo estremamente accessibile. Sì. Quindi questo è il futuro, questo è il 2018. Questo è il 2018, sì. Come è andato il 2017 invece? Quali sono state le vostre rappresentazioni, caratteristiche principali? Il 2017, come diciamo dati di fatturato, abbiamo chiuso essenzialmente in linea con il 2016. Questo perché abbiamo selezionato un po', diciamo, a livello di commerciale i rivenditori, per cui nel breve periodo abbiamo perso un po' di numeri di fatturato che crediamo poi di recuperare fino alla crescita nel 2018. Gli altri prodotti che vediamo esposti fanno sempre parte della linea degli angeli, sì, ovviamente. Sì, sì. Li raccontiamo? Sì, allora partirei da questa collezione qui, che è la collezione del bimbo, diciamo il segmento per noi che sta diventando sempre più importante sia a livello di numeri, a livello di fatturato, sia a livello di riconoscibilità. Questa è una mini collezione in oro 9 carati, con questi elementini così molto baby, anche qui un prezzo estremamente competitivo. E poi diciamo in generale questa è la vetrina, ci consente, oltre poi alcuni ampliamenti di gamma delle nostre linee classiche, però ci dà l'occasione di presentare, seppur qui in parte, un nuovo modo di esporre il nostro prodotto, quindi delle integrazioni colorate che stiamo lanciando sul mercato, con cui stiamo allestendo i nostri punti vendita, che integrano i nostri supporti istituzionale. Questo sarà un po' anche il mood, il progetto del 2018, quello di puntare molto sullo studio dell'esposizione, delle vetrine, della riconoscibilità in vetrine e su strada. Infatti la Roberto Giannotti si distingue da sempre per due cose, l'innovazione e la grandissima abilità comunicativa che diventa un vero e proprio must. Sì, in realtà questa è la grande forza di questo, del nostro progetto. È sempre stato quello di proporre un prodotto sostanzialmente emozionale, quindi un prodotto che va raccontato, se va raccontato bene emoziona, per cui sì, molto, in realtà il prodotto è molto semplice, è fatto bene, molto, molto, molto curato, però estremamente semplice nelle linee, molto essenziale, molto pulito, però quello che fa la differenza è sempre il racconto, lo storytelling, per usare uno dei termini che si portano molto ora e che c'è dietro al progetto. Grazie mille, grazie a Fabrizio Pagano e anche per Roberto Giannotti. Per questa edizione è tutto, a tra pochissimo.